Si dice che ogni crisi genera opportunità e noi una crisi come l'emergenza coronavirus non l'avevamo mai vista prima. Per questo motivo, dovendo rispettare le misure di sicurezza, ho deciso di togliermi qualche curiosità e di verificare due cose. La prima, a livello personale, scoprire se ero in grado di trovare il giusto approccio per gestire quello che stava accadendo, dall'isolamento forzato al blocco dell'economia, per trarne qualcosa che andasse oltre la semplice sopravvivenza. La seconda, a livello professionale, capire se le strategie e i metodi che utilizzo nella mia azienda, specializzata anche nella gestione della crisi, sarebbero tornati utili anche per me stesso. In questo video, dunque, voglio raccontarvi come ho affrontato questi due mesi, sperando che possa essere utile a riflettere o di ispirazione per qualcuno di voi. La premessa è che una buona strategia parte sempre prendendo in considerazione i vincoli, ovvero tutto quello che non posso cambiare e a cui mi devo adattare, e le variabili, cioè tutti i fattori che posso aggiungere o su cui posso agire per migliorare la situazione. L'altro punto essenziale di una strategia è il metodo. Per affrontare una situazione inedita e critica, gestendo tutto restando in casa da solo per due mesi, sono indispensabili autocontrollo e disciplina militare, sia mentale che fisica. Io ho suddiviso la mia strategia in tre fasi: resistenza, rafforzamento e investimento, esattamente come si fa durante un assedio o una crisi aziendale. Prima di tutto si fronteggia l'ondata che ti colpisce, cercando di contenere i danni. Poi si recuperano le forze, si studia il contesto e ci si prepara a contrattaccare. E infine, quando si è pronti, si parte alla conquista. Primo punto, resistenza. Venerdì 6 marzo mi sono chiuso in casa e ho scelto di restare da solo a Milano anziché tentare di raggiungere la mia famiglia. Prima di tutto ho fatto un inventario di quello che avevo in casa, poi ho fatto un elenco di tutto quello di cui avevo bisogno e mi sono organizzato per fare la spesa online due volte al mese, calcolando tutto in modo da farmelo bastare per 15 giorni. Ad oggi ho speso 679 euro e ho tutto quello che mi serve per stare bene fino a fine maggio, quindi diciamo una media di 226 euro al mese. Per le mie aziende non è andata in maniera molto diversa, ho fatto partire subito le misure di emergenza, per cui da inizio marzo tutti i dipendenti hanno iniziato a lavorare in smart working, abbiamo rivisto i ruoli di ciascuno e diviso i compiti in modo da non lasciare nulla di scoperto, e in più ci siamo organizzati per essere sempre in contatto e lavorare insieme durante la giornata. Mentre nel pomeriggio abbiamo fissato una video call con tutto il team, durante il quale ognuno di loro racconta quello che sta facendo e ci si confronta sulle scelte da prendere insieme. Da quel momento, oltre a garantire la continuità dei servizi a tutti i nostri clienti, siamo riusciti anche a rimodulare le attività per aiutarli a gestire l'emergenza che ciascuno di loro stava vivendo. Alcuni dovevano annunciare la chiusura, come ristoranti e attività commerciali, altri dovevano comunicare ai clienti nuove disposizioni, come le banche o gli studi professionali, altri ancora dovevano proprio inventare un nuovo modo per erogare i propri servizi. In ogni caso, con la strategia di crisis management, abbiamo dovuto di fatto stravolgere tutte le attività di comunicazione e le campagne di marketing che avevamo costruito nei mesi precedenti. Non ci sono state invece emergenze dal punto di vista finanziario, ma sono comunque entrate in vigore le misure di sicurezza che io ho adotto in questi casi, ovvero riorganizzare le risorse e limitare le spese non necessarie. Non è un caso che non ci siano stati problemi economici, ma anche questo è frutto di una strategia applicata nei mesi precedenti. Nella mia azienda di Reva, ad esempio, in cassa c'è sempre quello che io chiamo un cuscinetto, ovvero un fondo di sicurezza con il budget sufficiente a garantire la continuità di tutti i reparti essenziali dell'azienda per almeno 6 mesi. In questo modo, anche nell'ipotesi estrema in cui tutti i ricavi dovessero azzerarsi da un momento all'altro, noi abbiamo sempre 6 mesi di tempo per riorganizzare tutto e tornare sul mercato prima di fallire. Completati tutti gli interventi di urgenza nella seconda metà di marzo, mentre tanti credevano che il lockdown sarebbe finito con l'inizio di aprile, io invece ho dato il via alla seconda fase della mia strategia, quella del rafforzamento, e per farlo ho tenuto fede ad una mia regola fondamentale, quella di pianificare, eseguire e controllare ogni aspetto della mia vita per non lasciarmi dominare da quello che accade intorno a me. Sono partito dagli aspetti personali e, come annunciato nel primo video del manuale di resistenza, ho ricostruito la mia routine quotidiana e ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni. Allo stesso modo ho ripreso a cucinare e a mangiare meglio per provare a rimettermi in forma. Vi risparmio le foto senza maglietta che restano comunque pietose, ma quello che posso dirvi è che in 3 mesi ho buttato giù un po' di pancia, passando da 82 a 77 kg.
Oltre al mio corpo, ho deciso di sfidare e allenare anche la mia mente. Nel secondo video del manuale di resistenza spiegavo quanto è importante per me mantenere un forte equilibrio mentale, anche e soprattutto in solitudine. Così ho deciso di impormi uno stress test di totale isolamento. Oggi è il 18 maggio 2020 ed è il mio 73° giorno in casa in totale solitudine e devo dire che la mia pace mentale è più forte e solida che mai, o almeno così dicono le voci nella mia testa. Ho provato a fare la stessa cosa con le mie aziende, offrendo agli altri la possibilità di rafforzarsi. Così prima di tutto abbiamo voluto dare il nostro contributo a chi stava fronteggiando il coronavirus, mettendo a disposizione la nostra piattaforma di crowdfunding per tutte le campagne di raccolta fondi legate all'emergenza, tra cui quella dell'Istituto Spallanzani, e poi offrendo gratuitamente la nostra consulenza strategica a tutti gli enti pubblici, le regioni e i comuni che dovevano informare correttamente i cittadini su quello che stava accadendo e contrastare le fake news. Infine, la terza fase, quella dell'investimento, ovvero tutto ciò che va fatto oggi per prepararsi al futuro. Per me la quarantena è stato il momento perfetto per riprendere a scrivere, ma anche per lavorare alla mia nuova startup Forekip, che si occupa di argomenti estremamente attuali come la prevenzione, il benessere e gli stili di vita. Io l'avevo fondata circa un anno fa e stavo lavorando con calma al lancio sul mercato, ma l'esplosione della pandemia l'ha resa ancora più urgente e per cui ho deciso di accelerare i tempi. Ora quindi sto lavorando in parallelo al prodotto e dall'altro lato alla ricerca di investitori per provare a metterla in piedi e a lanciarla sul mercato italiano entro fine anno. Infatti, se da un lato tante imprese sono purtroppo in difficoltà, dall'altro lato ci sono investitori e grandi aziende che avevano destinato dei budget per gli investimenti e sono rimaste bloccate dall'emergenza. Ora, quei soldi non sono scomparsi, sono ancora nelle loro tasche e andranno investiti in qualche modo. Dunque, nessun momento è più opportuno di questo per darsi da fare e costruire qualcosa. Di conseguenza, se avete una buona idea per una startup, volete inventare un nuovo prodotto o semplicemente volete cercare un altro lavoro, questo è il momento migliore per lavorare sodo e crearsi un vantaggio competitivo, così da poter cogliere per primi le occasioni che verranno a presentarsi nei prossimi mesi. Come al solito, se avete osservazioni, esperienze da raccontare o argomenti da suggerire, lasciate un commento o inviatemi un messaggio privato e ne parliamo nel prossimo video.